Vista un'altra grande vittoria oggi. Sì, partita tosta, difficile, perché comunque inizialmente hanno provato a prenderci un po' più alti, però sono stati bravi a, come diciamo in pre-partita, siamo stati bravi, perché oggi era una partita molto, molto difficile a capire i momenti. Non bisognava forzare perché loro avevano questi due attaccanti che ogni volta che recuperavano palla ci attaccavano alle profondità ed era il pericolo di cui avevamo parlato questa settimana. Abbiamo fatto benissimo, tranne qualche circostanza, proprio perché il primo gol nasce, il gol loro, scusate, nasce da una forzata di Burrai, che abbiamo il comando in quel momento della partita, invece calcia la palla lunga, loro prendono la palla, fanno la costruzione, fanno gol, quindi dobbiamo migliorare su queste cose, ma i ragazzi hanno fatto una partita alla grande, perché poi hanno capito sempre quando c'era da gestire la metà campo di là che abbassavano la pressione, non forzando e trovando parecchie palle gol. E l'hanno fatto benissimo quando poi una volta in svantaggio loro hanno provato a forzare un uno contro uno e siamo sempre usciti bene dal basso, siamo andati ad attaccare a campo aperto la difesa, quindi molto soddisfatto perché hanno dato la prova di maturità, perché le partite queste sono molto molto difficili e sono contento perché c'era come diciamo sempre un'atmosfera bellissima, non da Serie C. E sono contento per i ragazzi, sono contento per i tifosi che meritano per quello che ci danno durante la partita questa vittoria. Quanti gol dalla difesa, se vogliamo chiamarla così, è una coincidenza o è un marchio di fabbrica a cui dobbiamo abituarci? Nella vita ci vuole culo e oggi ce l'ho avuto perché si è fatto male ai cavalli ed ero disperato che sarà fatto male perché comunque Cavalli è un giocatore importante come tutti gli altri. È entrato Brignani a freddo, ha fatto doppietta, poteva fare tripletta, quindi sono così, stavo togliendo Galuppini 3 minuti prima che facesse il gol. Nella vita ci vuole anche un po' di sedere. E quindi sono contento, perché comunque tutti danno il loro contributo, perché poi è evidente che quando entrano sono sul pezzo tutti e questo mi fa enormemente piacere. Brignani come era da lì, entra e Vabbè, se è così allora farò i cambi al primo minuto. No, sono contento, dai, è bene perché i ragazzi si applicano ed è giusto che vengano premiati e mi fa piacere per quello. È normale che adesso siamo contentissimi di quello che è stato perché è stata una partita veramente tosta da vivere perché non era assolutamente facile perché come dicevo gli attaccanti loro quando ripartivano erano fastidiosi, però ce la godiamo e ci prepariamo e ci dobbiamo preparare alla grande per venerdì che sarà una partita senza che lo dica io tosta, tosta, tosta. Mister, fra le avversarie che avete incontrato finora, in che posizione mette questa di Non è una squadra quadrata, ma lo sapevo. L'ho detto l'altro giorno in conferenza stampa, molto fisica, molto organizzata. Hanno cambiato anche qualcosina perché rispetto alle partite precedenti hanno cambiato modo di pressarci perché hanno cercato di fare 3 contro 3 centrale sui nostri centrocampisti e forzavano un braccetto, la difesa 3 su Galuppini, così pareggiavano i nostri 4 e mezzo al campo e non era facile trovare gli spazi, quindi in quei momenti lì è stato anche bravo Mensah che ci ha dato molta profondità, difendeva palla, ci dava modo di salire, fatto benissimo tutti comunque, però è proprio per quello che dico che hanno capito la partita perché stanno seguendo dei concetti, quindi seguendo quei concetti loro riescono a leggerla, spero di migliorare in questo, spero che loro continuino a farlo con questa determinazione, con questa applicazione perché possiamo fare belle cose. Mister, non sa come l'hai visto lì, come Molto si bene, trova. l'ho visto molto bene, come ho visto molto bene De Benedetti quando è entrato. E ho visto ragazzi bene, non posso dire niente. Io poi sono innamorato dei miei giocatori, quindi a volte esagero anche, però gliel'ho detto prima della partita, quando eravamo qua a parlare. Prepararci l'ultimo discorso e gli ho detto che io, indipendentemente dal risultato che ci sarebbe stato oggi, ero comunque già contento perché hanno fatto una settimana pazzesca. Sono andati anche ieri in maniera folle quasi perché fanno le partitine il giorno prima partita come se fosse la finale. Quindi, se si portano dentro quello spirito lì, possiamo, come dicevo, fare grandi cose. Questo non significa fare risultato delle partite, però significa proporre spettacolo perché alla fine poi il calcio è anche spettacolo. Come vedi questo testa a testa col Padova? Non ci penso al Padova, penso a noi perché
non voglio farmi distrarre da queste cose. Io quando sono venuto qua avevo chiaro il mio obiettivo, che era quello di cercare di dare l'organizzazione mentale della mia squadra. Sto cercando di farlo e è una disponibilità dei ragazzi che ci siamo scelti col direttore e il presidente. Quindi io cerco di dare il massimo ogni giorno, poi non mi interessa sinceramente di vedere a che punto siamo adesso, perché è troppo presto. E quindi penso a casa mia e so che ho tante cose su cui lavorare, i giocatori lo sanno che possiamo migliorare tanto, quindi noi dobbiamo solo essere concentrati su quello e non pensare a tutte le altre squadre. Cosa è successo a Cavalli? L'ho sostituito una fitta, spero che non sia niente di grave, si farà gli esami strumentali dei prossimi giorni. E al flessore, credo, e vediamo, ho fatto un movimento strano. Tra l'altro l'avevo tenuto fuori perché, conoscendo la sua storia, che avevo avuto qualche infortunio anche l'anno scorso muscolare, non volevo fargli troppo carico, quindi l'avevo tenuto fuori mercoledì per questo motivo anche. Se ne doveva andare così, però come abbiamo visto, poi è uscito lui, è entrato Grignani, quindi... Sono tutte cose che, come dicevo prima, nel calcio ci sono queste cose qua che avvengono, quindi spero soltanto che non si sia fatto niente, perché abbiamo bisogno di Cavalli, come abbiamo bisogno di Fedel, che sta fuori da un po', come abbiamo bisogno di Monachello che torni, quindi di Swagger, che anche lui non è mai al meglio della condizione, quindi spero che possano recuperare in fretta, perché abbiamo veramente bisogno di tutti.